Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Un altro mese terminato, siamo infatti appena entrati nel mese di dicembre e con il mese di dicembre è arrivato anche un nuovo taglio di capelli. Come vi avevo anticipato, ho poi deciso di tagliarli. Spero vi piacciono, a me piacciono tantissimo, ne avevano bisogno, quindi sono davvero contenta. Ma veniamo appunto al video che ho deciso di proporvi. Quindi si tratta di un video dei preferiti del mese di novembre. E come al solito partiamo dalla categoria cibo. Il mio cibo preferito per questo mese sono stati questi sedanini che ho preso da Natura Sì, che sono appunto costituiti da lenticchie rosse. Io li avevo preparati con un sugo di anacardi, ma diciamo mi sono piaciuti non tanto per il condimento quanto proprio per il tipo di pasta, a parte che si cuociono in 5 minuti, quindi fantastico, ma poi soprattutto restano belli solidi, insomma, rispetto anche magari alla pasta integrale che tende un pochino a scuocere. Ve li consiglio se vi piace invece un pochino di pasta più al dente, il gusto è ottimo, quindi se non li avete provati vi invito davvero a provarli e a comprare. La mia bevanda preferita invece è questo tè verde zenzero limone, che ormai vi ho fatto vedere in milioni di video, quindi avrete capito sicuramente che mi piace tantissimo. E sì, devo dire che a parte che non è piaciuto solo a me, ma me lo stanno finendo anche tutta la mia famiglia, è buonissimo il gusto e ha delle ottime proprietà. Come ricetta preferita del mese invece ho scelto gli sformatini di patate, quindi una ricetta semplicissima, direi anche un salvacena. Sono appunto questi sformatini che ho fatto all'interno dei muffin di silicone con una farcitura di prosciutto cotto e formaggio, che appunto secondo me possono soddisfare un po' le esigenze di tutti, e quindi lo scelgo come la ricetta preferita per questo mese. Il mio preferito beauty invece è questo rossettino di Wet n Wild nella tonalità In The Flesh e 912C, che vi avevo già proposto nel video dei miei rossetti preferiti nude, ed è anche il colore che sto utilizzando adesso. Niente, mi piace tantissimo, è davvero comodo perché è proprio ultra matte, quindi potete mangiare, potete andare in giro e che resta proprio bello fisso sulle labbra e non va via. Quindi se ricercate un rossettino della tonalità simile a questo, ve lo consiglio proprio per il rapporto anche qualità-prezzo, perché comunque costa sui 3 euro e avete davvero un ottimo rossetto. Per quanto riguarda lo smalto preferito, ancora una volta vi faccio vedere il mio semipermanente, perché anche questo mese sono stata dalla Julie, ciao Julie, e appunto abbiamo fatto il semipermanente. Ho deciso di cambiare colore, quindi dal rosso bordeaux sono passata a questo colore che magari in videocamera non rende molto, ma è un grigio con una punta di viola e di marrone al suo interno, secondo me molto carino, molto invernale. Come profumino del mese vi propongo un altro profumo dei Tesori d'Oriente che ho preso al Target proprio perché era in offerta, e si tratta del profumo alla Mam. È davvero buonissimo, è abbastanza dolce ma non stucchevole e persiste, quindi se cercate comunque un'acqua profumata così da tutti i giorni, provatela. Ma veniamo alla chicca di questi preferiti, ovvero al mio accessorio preferito di questo mese, ovvero della mia super tuta da casa, così maculata, bianca e blu, con questo fantastico cappuccio con le orecchie, che ho davvero strautilizzato e sto utilizzando anche tuttora, perché è comodissima, è morbida, è caldissima, e in queste giornate super fredde uno arriva a casa, si cambia un attimo, ci si mette sopra quella e si sta benissimo. Per quanto riguarda invece la categoria abiti preferiti, ve ne mostro due. Allora, innanzitutto questi pantaloni che ho preso da Stradivarius, di questo bel color khaki, che sono un po' elegantini, cortini, perché arrivano circa a metà polpaccio, hanno già di sé il risvoltino con la zip e il bottoncino, e dietro hanno le due taschine finte. Sono abbastanza larghi, comodissimi, io me li metto con una camicetta nera sopra, e sono abbastanza eleganti, con gli stivaletti secondo me stanno molto bene. Il secondo vestito preferito di questo mese invece è questa camicetta così blu scura a pois, che ho preso ai H&M recentemente col Black Friday e che ho pagato intorno ai 10 euro, quindi insomma per una camicettina così 10 euro ci stavano. Ed è una camicetta a maniche lunghe con questa particolarità di avere appunto tutto questo frufru nel collo, che secondo me è davvero carino. E dietro semplicemente si chiude col bottoncino e ha l'apertura a goccia. Se
se vi piace questo genere di camicie, ve la voglio consigliare anche per il prezzo e comunque perché secondo me, insomma, è un tipo di camicetta che messa ogni tanto può rendere più particolare il vostro outfit ed è davvero carina. Le mie scarpe preferite del mese sono questi stivaletti neri che io ho comprato già credo 2 anni fa al mercato, ma comunque si trovano più o meno dappertutto, che sono davvero comodissimi. Hanno diciamo un tacchettino sui 6 cm, hanno incarnamato come suola, sono neri lucidi con questa banda elastica laterale che vi permette di indossarli senza dover abbassare la zip, e appunto dietro hanno questa zip dorata che li rende un pochettino più eleganti. Secondo me sia da tutti i giorni sia magari per la sera vanno benissimo, in più sono comodi e li avevo pagati intorno ai 30 euro, quindi appunto insomma ve li volevo proporre. L'acquisto del mese invece, sempre nella categoria cibo, è questa polvere lievitante a base di cremor tartaro che ho sempre comprato da Natura Sti, che mi è piaciuta tantissimo. Ho utilizzato 2 volte per farci appunto 2 dolci e devo dire che è proprio un valido sostituto del tradizionale lievito chimico, quindi per passare a qualcosa di naturale mi è piaciuto davvero tanto. Come film del mese sono stata a metà mese al cinema e ho visto insieme al mio amoroso La ragazza del treno, consigliata poi dalle mie amiche che c'erano già state la settimana prima. E devo dire che ci è piaciuto moltissimo, è un thriller drammatico direi, abbastanza avvincente perché comunque non si capisce mai chi sia effettivamente l'assassino, prima appunto si pensa sia una persona, poi dagli indizi un'altra, alla fine la persona che era la più inaspettata risulta essere l'assassino e appunto è abbastanza crudo, con un finale un po' drammatico, ma ci è piaciuto, quindi insomma se avete la possibilità di guardarlo anche adesso appunto ve lo volevo proporre. Come applicazione del mese invece vi volevo parlare di Instagram e in particolare di Instagram Stories, che appunto ho scoperto in questo mese appena trascorso. Quindi mi sono divertita a pubblicare qualche video oppure qualche immagine appunto di brevi attimi della mia giornata e se non mi seguite su Instagram e se vi va iscrivetevi quindi al mio profilo che vi lascio poi linkato qui sotto, ma che deve essere semplicemente Lisa con l'underscore Algeri. Le mie 2 canzoni preferite per questo mese sono quella dei Chainsmokers, che adesso non ricordo il titolo, e Human, e sono 2 canzoni che mi sono piaciute entrambe tantissimo, difatti quando le sento per radio alzo il volume a manetta e me le ascolto tutte proprio dall'inizio alla fine. 2 sono anche i miei oggetti random di questo mese. Allora, il primo è il quadernino delle ricette che vi ho già proposto nel video del giveaway. E appunto carinissimo, la grafica, appunto l'impaginazione, e lo sto pian piano completando con tutte le mie ricettine. L'altro quadernino, che ho sempre acquistato da Tiger per 2 euro se non sbaglio, è questo qui, tutto colorato, dove la casellina gialla ho scritto YouTube Lisa Algeri, proprio perché lo voglio destinare ad essere il mio quadernino per YouTube. La riscoperta per questo mese è questa palettina di Sleek che io ho preso sul sito di Macchiadalia circa 2 anni fa in uno dei miei primi ordini. E si tratta della Sleek Eye Divine Storm, se non sbaglio, comunque magari vi scrivo sotto poi il nome giusto. E all'interno ci sono 12 colori, tutti sul nude, comunque molto portabili, 2 sono colori opachi, gli altri 10 invece sono diciamo un pochettino brillanti, e l'ho utilizzata davvero tanto all'inizio. Dopodiché quando ho preso la Naked Chocolate praticamente l'avevo un po' accantonata, e nell'ultimo periodo invece l'ho utilizzata davvero tantissimo anche per il colore rosa che presenta, che mi piace veramente molto. La scoperta invece assoluta di questo mese sono questi Tic Tac Breeze nei gusti liquirizia e anice stellato, che mi sono stati inviati con la Degusta Box di ottobre se non erro, e ci sono piaciuti tantissimo, li abbiamo ricomprati infatti almeno 3 o 4 volte
e all'interno delle confezioni ci sono 25 tic tac, ma la cosa bella è che sono un pochino più grandini rispetto ai tic tac classici, quindi insomma hanno davvero più gusto e sono davvero più buoni. Veniamo poi all'ultima categoria di questo video dei preferiti, ovvero della categoria dei momenti che mi sono piaciuti di più in questo mese. Allora, ve ne volevo citare due. Sicuramente a inizio mese, quando sono stata a Mantova in giornata con il mio moroso, abbiamo fatto appunto un giretto per Mantova, che è davvero una bellissima città e se non ci siete mai stati vi consiglio di andarci a fare una visita. Abbiamo mangiato benissimo, anche se la giornata è stata un po' così così, però insomma una piccola fuga romantica che ci è piaciuta tanto. E poi un secondo momento che mi è piaciuto tanto è quando sono stata con le mie amiche a fare la cena al tartufo presso appunto un ristorante che si trova vicino a casa nostra. Abbiamo mangiato anche lì divinamente e ci siamo sempre divertite. Quando usciamo noi 6 o 7 ci divertiamo un mondo, quindi ciao ragazze! E niente ragazzi, questi sono stati tutti i miei preferiti di questo mese appena trascorso. Fatemi sapere quali sono stati i vostri, ditemi se le cose che vi ho fatto vedere le conoscevate, scrivetemi tanti commenti. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!